Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, eccomi qua. Allora, nuovo video. What's in my bag? Ovvero, cosa c'è nel mio bel zainetto? Eccolo qua. Questo è il mio zainetto, come avete visto dalla miniatura. È un zainetto verde della Charro, come si chiama, non lo so, comunque questo qua, vedete, Charro. E niente, allora, non so ancora come farvelo vedere. Toccherà spostarmi più là, ma non ci penso neanche. Quindi andiamo subito al dunque. Allora, qua vedete una maschera, una mascherina, vabbè, no comment, un ventaglio per quando è sempre caldo, che non so dove mettere, e allora un spruzzino, una bottiglietta per pulire gli occhiali e telefono e quant'altro, un attacquino per scrivermi qualcosa, anche per segnarmi qualcosa, appunto. Un porta spicci bello grosso, perché i miei spicci ne ho abbastanza. Un porta, come dire, microfonino come quello che ho attaccato io adesso per il telefono. E anche un porta cuffie, vedete quanto è gigante? Già. Poi un pacco di fazzoletti, contiene di fazzoletti tantissimi, vabbè, una pezzetta per pulire gli occhiali e quant'altro, un pacco di fazzoletti, eccolo qua, lo faccio vedere, tenderli, no, Foxy, scusate, comunque non ci importa, quello è. Altra cosa c'è qua? Ah sì, una gel igienizzante della SOS mani pulite della Ivrochet, ecco, scusate, Ivrochet. Poi cos'altro c'è? Non c'è molto, ragazze. Un altro igienizzante della Kiko stavolta, vedete? Poi non vado molto veloce, tanto non ho tutta sta fretta, non devo fare nulla dopo. Devo solo guardare un po' di televisione, un'altra mascherina. Appunto non devo guardare nulla, devo solo guardare un po' di televisione e un po' di video su YouTube, vabbè. Un profumo di Ariana Grande, non so cosa si vedrà, ma ecco qua, Ariana Grande. E poi, cos'altro c'ho qua? Vabbè, cartacce, uno scontrino di sapone e profumi. Un altro fazzoletto di Foxy. E poi un'altra cartaccia, tante cartacce qua ci stanno. Ecco qua. Una penna come sempre che può servire, vedete? Già. Se questi occhiali mi cadono sono guai, quindi devo stare attenta. Ah, questo era il porta, se si chiudeva bene, quel portavento, quando me lo soffio, questo qua, cioè sarebbe, questo sarebbe di questo, vedete? Non so se vi rendo l'idea, se lo chiudo questo, si può rimettere qua dentro, ma non so più come chiuderlo, quindi non lo chiudo più oramai. Vabbè, farà un enorme spazio, pazienza. Un altro specchietto che avevo, ma che uno ce l'ho nella borsa della palestra, l'altro ce l'ho qua nello zainetto, vedete, ecco qua, uno specchietto, vabbè, strofinaci, ovvero non strofinaci, come si dice, cartacce, altre cose, e qua, ecco qua, il mio bel portafoglio nuovo, che finalmente sono riuscita ad acquistare, vedete, la... Non ha marca questa, aspettate un attimo che ve lo faccio vedere. By Alviero Martini. Alviero Martini. Mai sentita sta marca, vedete? By Alviero Martini. Mai sentita. Vabbè, comunque vi faccio vedere un po', aspettate. Allora, qui intanto non c'è niente. Ci sono solo carte sporche che devo buttare via. Tanto questo lo appoggio qui.
vi faccio vedere un po' cosa c'è nel mio portafoglio, così curiosate un po' anche nel mio portafoglio. Vabbè, qua ho roba di... Questa è la foto di mia madre, come potete ben vedere. Vedete? Si vedrà qualcosa, sì. Poi qua c'è, vabbè, Santini, la Madonna c'è qui. Vabbè, tessera sanitaria, che ve ne può fregare meno, comunque, vabbè. Come si chiama? Carta d'identità e cartella sanitaria. Poi... quello per andare alla quarta medica se mi sento male, non so se l'avete visto, ma sarebbe questo qua, vedete, dell'azienda sanitaria. Non, vabbè, non l'avete capito, non importa. Quello per il virus, coronavirus, che non si può manco dire, però vabbè, avete capito. Per il vaccino, che ho fatto un documento per il vaccino. E poi qua c'è anche, come dire, scontrini di codici sconto, che tanto a voi non possono servire se non che a altre persone. Altro nulla, spiccioli qua troverete. Aspettate, se non si è incastrato qualcosa qua. Ok, no, non si è incastrato nulla, vedete, spiccioletti, pochi spiccioli. Ok, qua chiudo tanto. Ah sì, allora, dove ho messo qua? Qua ci sono alcuni punti della farmacia, la tessera della farmacia di signor Nicolai, Marco Nicolai. Vabbè, un signore che non conoscete, però è un gestore della farmacia, della sua farmacia. E questo è la tessera dei punti di Douglas, o Douglas, come Dio si voglia. Douglas, vedete, eccolo qua. E nulla, questo era tutto ciò che io tengo nel mio portafoglio. Sì, credevate che portavo, che ci tenevo dentro carte di credito, anche no, quello gestisce tutto, gestisco tutte le altre cose. Devo dire la verità, non gestisco io i miei soldi sempre, a che volta li faccio gestire anche mia nonna, perché gesto così. Comunque vabbè, niente, ora rimetto tutto a posto piano piano. Vi saluto e ci rivediamo a un prossimo video. Intanto qua metto tutto a posto, altrimenti si fa notte. Ok. E noi ci vediamo davvero a un prossimo video. Ok. Cosa ho fatto? Ah, niente, ok. Sembrava aver toccato qualcosa di strano, tipo il microfono. Va bene, niente ragazze, scusate se mi sono girata a mettere a posto, ma odio il disordine. Già c'è disordine pieno in camera mia, disordine quasi visivo, però voi invece da questa parte spero non sia troppo disordine per voi di qui, però almeno non vedete letto troppo disfatto come prima, ma va bene lo stesso. Niente, per adesso è tutto, ciao. Questo era un video richiesta di una mia iscritta qua su YouTube, anzi anche di tutti voi se volete. Comunque era anche un video richiesta di cosa c'è nel mio zaino. Ciao, like se vi è piaciuto il video. L'ho già fatto questo video, ma siccome che non mi andava di linkarlo di nuovo, l'ho voluto rinnovare. È vero che porto da te altre borse, ma ho preferito più riavere questo zaino, che è molto più comodo. Tanto poi lo so che andrò a ritoccare altre borse, vabbè, a ritoccare, a riprendere altre borse, farò altre borse, altri video di altre borse, che sono sempre le stesse ovviamente, però niente, ciao, se casomai compro una borsa la vedrete altrettanto, ciao, a presto, un bacio. Zombie apocalypse.